Grazie Presidente. Come precedentemente ha affermato la Presidente Zotta, questo è un lavoro che ha avuto un excursus nelle due commissioni congiunte per lungo tempo e devo dire che, vista anche la partecipazione e la condivisione dei temi, l'aver affrontato anche più volte i problemi, andando di volta in volta a superare quelle che potevano essere le criticità, devo dire ai colleghi che hanno presentato l'emendamento che magari ci saremmo aspettati di poter discutere anche questo aspetto in commissione come Stato e non all'ultimo momento. Tuttavia vorrei ricordare anche alla collega Mennuni, che non so se ha partecipato ai lavori delle due commissioni, che tutti gli aspetti che ha citato in realtà sono stati affrontati, quello sulla compatibilità di questa soluzione anche con la tipologia e l'informatizzazione e l'alfabetizzazione informatica media di chi poi deve usufruire di questo servizio e comunque introducendo tutti quei sistemi di supporto che poi alla fine danno la possibilità a tutti di accedere alla modalità di pagamento preferita. Quindi ovviamente dopo questo lavoro e questa analisi il voto del gruppo del Movimento 5 Stelle non può che essere favorevole, visto che ha portato avanti per questo tempo questa proposta. E, chiudo dicendo che questa è una delle dimostrazioni, anche se magari vado a ricalcare quello che è già stato affermato, è una di quelle chiare dimostrazioni in cui l'introduzione di innovazione tecnologica da una parte permette di rendere paradossalmente per qualcuno il servizio più efficiente, perché il fatto di non ricevere un bollettino a volte è un elemento di disturbo, di confusione piuttosto che un'agevolazione, e dall'altra di far risparmiare dei fondi all'amministrazione che garantiamo verranno utilizzati per ottenere dei risultati comunque utili ai cittadini. Grazie. A lei.